Stefano Lavarini, dopo due battaglie contro Monza si conquista il pass per la finale scudetto, quanta gioia e soddisfazione ci sono? Tantissimo. Abbiamo fatto una bellissima regular season, siamo stati capaci di arrivare secondi, ma in entrambe le occasioni in cui avevamo giocato con Monza non eravamo mai riusciti a batterli, quindi la classifica ha voluto che ci incontrassimo per l'accesso alla finale. E il fatto di aver messo questo altro bel risultato, la possibilità di giocarsi la finale scudetto, che tra l'altro io non ho mai giocato in Italia, è un qualcosa che ci gratifica molto, ci inorgoglisce molto. Ora però appunto c'è una finale da preparare, l'ennesimo duello con Conegliano, con che spirito la si prepara e la si affronterà? Ma guarda, non credo che ci sia troppo da preparare, sarà più da... nel senso che abbiamo giocato tantissimo e recentemente, poi ci saranno dei dettagli da aggiustare chiaramente in quello che è l'aspetto tattico, però poi dovremo lavorare per raccogliere tutta la fiducia che abbiamo guadagnato in questa serie di quarti e semifinali per riproporci con ancora più, come dire, credendoci ancora di più e mettendo in campo tutto quello che abbiamo contro un avversario che ha vinto 60 volte consecutive. Stiamo qua a scoprire l'acqua calda, dire che è una squadra di altissimissimo livello, fortissima, e che sarà un compito super difficile, ma spero che questa volta saremo sempre soddisfatti di noi. Siamo stati soddisfatti della maniera in cui li abbiamo affrontati in Coppa Italia, non siamo stati completamente soddisfatti o in alcuni tratti per niente soddisfatti di come li abbiamo affrontati in semifinale di Champions. Io voglio solo adesso che alla fine noi si possa essere estremamente soddisfatti, magari perché si vince. Grazie mille. Cristina Chirichella, lo possiamo dire, è stato fatto un capolavoro. Novara anche quest'anno arriva in finale scudetto e vince una serie combattutissima con Monza in due partite. Sì, diciamo che siamo state brave, è stata una dura battaglia, sapevamo che comunque Monza ci poteva dar filo da torcere, è comunque una squadra di altissimo livello, però siamo riusciti comunque a imprimere il nostro gioco, ma la cosa più importante è stata non mollare mai. È stato bello vedere questa crescendo costante nei playoff, questa capacità di soffrire, di lottare e di uscire poi dopo vincitori. Sì. Diciamo che stiamo guadagnando sempre più consapevolezza di noi stesse, di quello che possiamo fare, ovviamente sempre più consapevolezza anche dei nostri limiti, però cercare di puntare forte sui nostri pregi. Adesso arriva una finale che sarà durissima, lo sappiamo, però è bello giocarsela. Assolutamente, andremo sicuramente a testa alta, cercheremo di dare il massimo, sappiamo che sarà difficile, un avversario tostissimo, però alla fine... almeno abbiamo la possibilità di giocarci la finale.